problema numero 2 della simulazione di fisica del MIUR del 25 ottobre 2016, l'esperimento di Bertozzi. L'esperimento serve essenzialmente a verificare l'esistenza della velocità limite, che è C, la velocità della luce nel vuoto, nel caso di elettroni che vengono accelerati da campi elettrici molto intensi, generati da differenze di potenziale dell'ordine dei milioni di volt. Secondo la fisica classica, infatti, con queste grandi differenze di potenziale, gli elettroni, che sono particelle molto leggere, secondo la fisica classica dovrebbero superare abbondantemente la velocità della luce nel vuoto, cioè 300.000 km al secondo, come vedremo con i calcoli, ma vedremo anche che l'esperimento dimostra che questo non accade. In accordo con la teoria della relatività ristretta, secondo cui è richiesta un'energia infinita per portare un oggetto materiale fino alla velocità della luce. Gli elettroni vengono prodotti a impulsi, che chiamiamo bunch, della durata di 3 nanosecondi, quindi dei piccoli pacchetti di elettroni, e vengono accelerati da un Van de Graaff e poi nella seconda parte dell'esperimento anche da un LINAC, un acceleratore lineare, Linear Accelerator. Come scritto nel testo del problema, gli elettroni vengono prima accelerati da questo campo elettrico rivolto in verso contrario al moto all'interno del Van de Graaff e poi passano in questo sottile tubicino di metallo generando un impulso di corrente elettrica che viene mandata all'oscilloscopio e inviano all'oscilloscopio un secondo impulso di corrente elettrica quando vanno a urtare su questo disco metallico che si trova in B. La distanza tra A e B è di 8,40 metri. In B, al momento dell'urto contro il disco metallico, viene anche misurata l'energia degli elettroni, che è essenzialmente l'energia cinetica, che servirà nella seconda parte dell'esperimento. Nella prima parte, invece, il tratto AB serve a misurare la velocità degli elettroni. Infatti si conosce la distanza percorsa, 8,40 m, e il tempo impiegato a percorrerla attraverso i due segnali inviati all'oscilloscopio, prima da A e poi da B, e quindi il tempo impiegato per andare da A a B viene misurato sullo schermo dell'oscilloscopio, come vedremo dopo. Ogni divisione, cioè ogni quadretto del reticolo dell'oscilloscopio, vale questo intervallo di tempo che sono quasi 10 nanosecondi, sono 9,8 nanosecondi. Questo è lo schermo dell'oscilloscopio con l'impulso di corrente, qui c'è la corrente elettrica, generato dagli elettroni al loro passaggio in A, e questo è il secondo impulso di corrente quando gli elettroni urtano in fondo al loro percorso nel punto B. Giustamente sono due impulsi di corrente negativa perché gli elettroni hanno carica negativa. Già dalla figura si vede grosso modo che questo tempo di viaggio, tempo di volo tra A e B vale circa 3 divisioni, infatti più o meno sono 3 quadretti e quindi più o meno corrispondono a circa una trentina di nanosecondi. Per la precisione sono 3,3 divisioni. Questo quando la differenza di potenziale del Van de Graaff è di 0,5 milione di volt. Quando invece il Van de Graaff viene portato a 1 milione di volt, il tempo di percorrenza del tratto AB si riduce un po' e quindi sono 3,1 divisioni, all'incirca 31 nanosecondi. Quando alziamo fino al massimo valore possibile il generatore Van de Graaff, cioè 1,5 milioni di volt, il tempo di volo tra A e B si riduce ancora, ovviamente perché gli elettroni vengono accelerati di più, acquistano più energia, quindi viaggiano più veloci e impiegano meno tempo a percorrere la distanza tra A e B. In questa prima fase dell'esperimento l'acceleratore lineare, LINAC, cioè questo, è mantenuto spento. Sarà acceso soltanto nella seconda parte dell'esperimento. Qui infatti inizia la seconda fase dell'esperimento, viene acceso il LINAC che fornisce agli elettroni ulteriori 3 milioni di volt. L'esperimento viene quindi ripetuto una volta con 1,5 milioni di volte e una volta con 4,5 milioni. Qui abbiamo l'acceleratore complessivo al massimo della sua potenzialità. Infatti c'è 1,5 milioni di volte del Van de Graaff e i 3 milioni di volt dell'INAC. Nell'esperimento viene anche misurata l'energia praticamente con cui il fascio di elettroni arriva in B attraverso una misura di calore e viene anche misurata la carica che incide sul disco B, espressa in microcoulomb, mentre invece l'energia del fascio era espressa in joule. Questa è l'energia del bunch, cioè del pacchetto intero di elettroni. Vediamo che questa energia praticamente triplica al triplicare della differenza di potenziale applicata,
E vediamo anche che quando si ripete l'esperimento i due bunch sono praticamente uguali, contenendo la stessa carica elettrica, 6,1 microcoulomb. Seguono quindi le quattro richieste del problema: analizzare l'esperimento, cosa che un po' abbiamo già fatto finora, e rappresentare il grafico di V su C alla seconda, V è la velocità finale degli elettroni, in funzione del lavoro W, compiuto dal campo elettrico nell'acceleratore Van de Graaff, perché solo Van de Graaff è acceso all'inizio. In pratica vanno fatti due grafici, uno per i valori effettivamente misurati nell'esperimento, i valori di velocità, e l'altro grafico per i valori di velocità previsti dal modello classico. Classico significa non relativistico. Poi bisogna individuare il modello fisico più adatto a descrivere i dati sperimentali, e in particolare il grafico sperimentale che abbiamo disegnato prima. Vedremo che i valori di velocità previsti dal modello classico sono in evidente totale disaccordo con i valori di velocità misurati effettivamente nell'esperimento, mentre invece il modello fisico adatto è quello relativistico. Per verificarlo che il modello relativistico è quello adatto, bisogna ricalcolare i valori di V su C alla seconda secondo la teoria della relatività ristretta, e vedere se tornano bene con i dati sperimentali, e vedremo che torneranno benissimo. Queste prime tre richieste riguardano soltanto la prima parte dell'esperimento, quella senza il LINAC. L'ultima richiesta invece riguarda la seconda parte dell'esperimento, quando viene acceso il LINAC. Utilizzando la tabella 2 vista prima, con questi due valori di potenziale, c'è da verificare che l'energia cinetica con cui gli elettroni arrivano in B non è calata rispetto a quella fornita dall'acceleratore, e questo a dimostrazione che non ci sono state perdite di energia nell'apparato sperimentale. Infatti, tornando alla prima richiesta, abbiamo detto prima che le velocità previste dalla fisica classica superano abbondantemente la velocità della luce nel vuoto, C, come vedremo bene dopo. Mentre invece i valori effettivamente misurati nell'esperimento mostrano che la velocità degli elettroni non raggiunge la velocità della luce nel vuoto. Allora uno si poteva immaginare, ipotizzare come giustificazione di questo fatto che ci fossero delle perdite di energia nell'apparato, cioè che fossero le perdite di energia il motivo per cui la velocità degli elettroni rimaneva sensibilmente più bassa dei valori classici di velocità, i valori previsti dalla fisica classica. E invece quest'ultima parte dell'esperimento dimostra che non è così, perché non ci sono perdite di energia nell'apparato. Qui ho riportato il disegno, il Van de Graaff, il LINAC, l'oscilloscopio e le due posizioni A e B da cui vengono inviati gli impulsi di corrente. Distanza tra A e B 8,40 m. DDP generata dal Van de Graaff fino a 1,5 mega volt, che significa 1,5 milioni di volt. K, possiamo anche togliere la A, vuol dire energia cinetica in uscita dal Van de Graaff. La carica degli elettroni è negativa, il suo modulo vale E, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb. Questa è una divisione dello schermo dell'oscilloscopio. Qui non c'è il meno, è un uguale. Ogni quadretto della griglia dell'oscilloscopio sono 9,8 nanosecondi. Questo è l'oscilloscopio con i due impulsi di corrente distanti nel tempo, delta T. E questo è un bunch di elettroni, quindi un pacchetto allungato che viaggia a velocità V e è stato prodotto in 3 nanosecondi. Questo è un dato che in realtà non ci servirà. Cominciamo con il calcolo della velocità sperimentale, dividendo 8,40 m per il tempo delta T tra i due impulsi di corrente, tempo che è all'incirca, come dicevamo prima, di tre divisioni, circa 30 nanosecondi. I valori esatti sono questi tre, e precisamente sono in pratica 32 nanosecondi quando la DDP del Van de Graaff è mezzo milione di volt. Sono circa 30 nanosecondi con 1 milione di volt, e sono 2,9 nanosecondi, cioè 29 nanosecondi con 1,5 milioni di volt. Questi tre valori li ho ottenuti semplicemente moltiplicando il numero di divisioni, 330, 310, 295, che erano state riportate dalla prima tabella. Infatti questa è la prima tabella del testo, che ci dà i tempi impiegati dagli elettroni a viaggiare tra A e B in funzione delle differenze di potenziale. È questa tabella qua.
Per ottenere i tempi in secondi, basta moltiplicare il numero di divisioni per il valore di ciascuna divisione. Vediamo infatti qua il calcolo effettuato, la moltiplicazione tra le divisioni e il valore di una divisione. Stessa cosa per questi altri due valori. Ora, dividendo 8,40 m per questi tre tempi di viaggio, si ottengono le tre velocità, come vediamo infatti dal calcolo, e quindi le tre velocità al quadrato, che poi dividendo per c alla seconda, e infine dividendo questa velocità per la velocità della luce nel vuoto, e facendo il quadrato, si trovano i valori richiesti dal testo, cioè i valori v alla seconda diviso c alla seconda, effettivamente misurati nell'esperimento. Questi valori vanno riportati in funzione del lavoro V compiuto al campo elettrico all'interno dell'acceleratore Van de Graaff. Quindi dobbiamo calcolare questo lavoro V. Come sempre in questi casi, quando ci sono particelle che vengono accelerate da una differenza di potenziale, si conserva l'energia meccanica degli elettroni, cioè per ciascun elettrone l'energia potenziale elettrostatica diventa tutta quanta energia cinetica, che può essere espressa in due modi, o in forma classica o in forma relativistica. L'energia potenziale elettrostatica iniziale si scrive sempre come prodotto per la carica elettrica della particella, quindi dell'elettrone, per la differenza di potenziale attraversata V0. In realtà qui mi sono dimenticato di mettere il modulo, perché questa energia potenziale in realtà è negativa e qui ne stiamo calcolando il valore assoluto. In pratica gli elettroni immersi nel potenziale elettrostatico esterno del Van de Graaff acquistano questa energia potenziale elettrostatica, e questa formula rappresenta l'interazione tra la carica elettrica e il potenziale elettrostatico nel quale la carica elettrica è immersa. Interazione che spesso si chiama anche accoppiamento tra la carica e il potenziale. Il lavoro compiuto dal campo elettrostatico, lavoro motore perché viene accelerato l'elettrone, è l'energia in transito, cioè è la quantità di energia che passa e si trasforma da una forma all'altra, dalla forma di energia potenziale alla forma cinetica. Quindi questo lavoro lo possiamo esprimere sia come energia potenziale iniziale in modulo, quindi questa espressione, sia come energia cinetica finale. Anche qui è rappresentata la conservazione dell'energia meccanica con l'energia potenziale iniziale che si trasforma in energia cinetica finale, e il lavoro è la quantità di energia che ha cambiato forma. Dunque calcoliamo questo lavoro come richiesto dal testo del problema e utilizziamo l'unità di misura MeV, mega electron volt. Infatti non c'è bisogno di trasformare in joule, basta lasciare il potenziale accelerante in milioni di volt e moltiplicarlo per la carica dell'elettrone senza trasformarla, cioè lasciandola semplicemente scritta E. Questa cosa è particolarmente facile da fare e conveniente, cioè di lasciare l'unità di misura in MeV, perché numericamente il lavoro svolto dalla forza elettrica è uguale alla differenza di potenziale 0,5 e 0,5. Questi sono milioni di volt, questi sono MeV. E lo stesso, con un milione di volt otteniamo un'energia cinetica finale di un MeV. È un lavoro compiuto di un MeV, con 1,5 milioni di volt abbiamo 1,5 milioni di electron volt, sia come lavoro compiuto dal campo elettrico sia come energia cinetica finale degli elettroni. Ricordiamo che la richiesta del problema era graficare questa quantità V su C alla seconda in funzione del lavoro V doppio che abbiamo appena calcolato. Quindi il grafico consiste nel riportare in ordinata le tre velocità essenzialmente V su C al quadrato sperimentali che abbiamo calcolato prima in funzione dei tre lavori del campo elettrico che lasciamo espressi in MeV. Questo è il grafico, infatti vediamo che utilizza queste caselle e vediamo anche che il rapporto V su C al quadrato non raggiunge mai il valore 1, come si vede bene anche dai valori numerici. Quindi la velocità della luce nel vuoto non è né superata né raggiunta. Il motivo per cui ho inserito anche questa colonna è che così ho dei grafici che partono dal valore 0 e posso vedere meglio l'andamento di questa funzione. Questa colonna rappresenta essenzialmente quello che accade con l'acceleratore spento, che infatti non dà tensione,
e ho immaginato quindi gli elettroni che rimangono fermi, che non vengono accelerati, perché nel Van de Graaff non c'è campo elettrico e quindi ci mettono un tempo praticamente infinito ad andare da A a B. In pratica rimangono fermi qua all'inizio. E per simulare un tempo infinito ho scritto 10 alla 10 secondi. Anzi no, 10 alla 10 divisioni. In pratica si tratta di un tempo enorme, infinito. Infatti vediamo che la velocità praticamente si mantiene al valore 0 e così ho il primo punto sperimentale di questo grafico, che in questo modo parte dall'origine degli assi. La prima domanda non è ancora finita perché c'è anche da calcolare i valori di velocità previsti dal modello classico. Secondo la fisica classica, l'energia cinetica è espressa da questa formula. Allora andiamo a ricavare la velocità al quadrato, dopo aver uguagliato l'energia cinetica alla fine dell'accelerazione con il lavoro subito dagli elettroni. In pratica questo è il teorema del lavoro e dell'energia cinetica, detto anche il teorema delle forze vive, cioè il lavoro motore della forza risultante, che qui è la forza elettrica, essendo la forza peso sempre trascurabile per le particelle elementari, atomiche o subatomiche. Quindi il lavoro della forza totale, il lavoro della forza elettrica, è uguale alla variazione di energia cinetica, in questo caso un aumento di energia cinetica. Siccome le particelle partivano da ferme, il lavoro compiuto dal campo elettrico è uguale all'energia cinetica finale. Quindi ricaviamo con la formula inversa la velocità al quadrato, che è 2W su m, poi dividiamo per c, come vuole il testo del problema, e quindi otteniamo questa formula che in pratica rappresenta al denominatore l'energia di riposo degli elettroni, che sappiamo vale circa mezzo MeV, poco più di mezzo MeV, sono 511 keV. E questo calcolo ci dà beta alla seconda, secondo la fisica classica, beta è il rapporto V su C. Qui c'è il calcolo dell'energia di riposo degli elettroni, 0,511 MeV, a partire dalla conoscenza della loro massa di riposo, 9,11 per 10 alla meno 31 kg. Basta moltiplicare la massa per C alla seconda, come indicato in questo calcolo, per avere l'energia di riposo in Joule e poi dividere per la carica dell'elettrone per averla in electron volt. Il calcolo ci dà 512 keV, ma in realtà sono 511 keV. Dunque adesso basterà raddoppiare il lavoro effettuato dal campo elettrico e dividere per l'energia di riposo dell'elettrone per avere il rapporto V su C al quadrato previsto dalla fisica classica. Il calcolo è effettuato in queste tre caselle, infatti vediamo due volte il lavoro che abbiamo calcolato prima, mezzo MeV in questo caso, diviso la massa, l'energia a riposo dell'elettrone. Utilizzando sia il lavoro che l'energia a riposo dell'elettrone nella stessa unità di misura che è il MeV. MeV. E vediamo che già è superata la velocità della luce, infatti questo rapporto V su C alla seconda previsto dalla fisica classica è quasi 2. Ancora peggio nel caso in cui il Van de Graaff viene alimentato, cioè viene portato a 1 milione di volt, o ancora peggio a 1,5 milioni di volt, perché cresce la velocità degli elettroni e cresce questo rapporto ancora più al di sopra della velocità della luce. Vediamo quindi che i valori previsti dalla fisica classica sono in netto disaccordo con quelli dell'esperimento. Riportando in grafico, quelli dell'esperimento non raggiungevano neanche il valore 1, giustamente, perché la velocità degli elettroni non raggiunge la velocità della luce, mentre il grafico previsto teoricamente dalla fisica classica vede questo rapporto superare abbondantemente il valore 1 con la velocità degli elettroni che infrange la velocità della luce. Si vede nettamente il disaccordo tra i due grafici. Passiamo quindi alla domanda 2, il modello fisico più adatto è quello relativistico. Andiamo quindi alla domanda 3 e calcoliamo i valori attesi con il modello relativistico e vediamo se tornano con i valori sperimentali. Nella teoria della relatività ristretta, l'energia cinetica di una particella è data da questa espressione, dove gamma, fattore gamma, è 1 diviso la radice quadrata di 1 meno beta quadrato. Dobbiamo ricavare questo rapporto beta, V su C, da questa espressione. Quindi cominciamo a ricavare gamma meno 1, che è dato dall'energia cinetica finale diviso l'energia di riposo del singolo elettrone, ma l'energia cinetica finale è, come abbiamo visto finora, il lavoro svolto dal campo elettrico. Quindi isolando gamma otteniamo che gamma è uguale
A1 più W, il lavoro del campo elettrico, diviso l'energia di riposo dell'elettrone. Questo è il valore di gamma che è riportato anche qua. Adesso possiamo invertire questa formula per ricavare beta alla seconda, con alcuni passaggi algebrici indicati qua. Otteniamo beta alla seconda nel caso relativistico, dato da questa espressione. Quindi il testo del problema ci chiede questi beta alla seconda in funzione del lavoro W. Questi beta alla seconda in funzione del lavoro W. Allora nel file Excel prima calcoliamo gamma con questa formula, 1 più lavoro diviso l'energia di riposo dell'elettrone. Ed ecco qua il valore. Vediamo infatti il calcolo, 1 più il lavoro diviso l'energia di riposo dell'elettrone, sempre naturalmente espressi nella stessa unità di misura che è il MeV, sia per il lavoro che per l'energia di riposo dell'elettrone. E dunque, dopo aver calcolato gamma, andiamo a sostituire qua per calcolare beta alla seconda, uguale 1 meno 1 su gamma al quadrato. Questo è il valore, e infatti come vediamo è 1 meno 1 diviso gamma al quadrato. Il calcolo lo abbiamo fatto con 500.000 di volt, lo ripetiamo con 1.000.000 e 1.500.000 di volt e otteniamo questi altri due valori di V su C al quadrato. Ora andiamo a confrontare questi tre valori che abbiamo ricavato dal modello teorico relativistico con i tre valori sperimentali ricavati dall'esperimento e vediamo che c'è molta similitudine tra loro, sono praticamente uguali e se andiamo a fare il grafico di questi tre valori relativistici, sempre in funzione del lavoro come richiesto, il lavoro svolto dal campo elettrico, otteniamo questo grafico di colore rosso, che è praticamente perfettamente sovrapposto al grafico sperimentale di colore blu, talmente ben sovrapposto che il grafico di colore blu quasi non si vede, essendo perfettamente coperto dal grafico teorico di colore rosso. Quindi anche dall'analisi del grafico a vista si vede che l'andamento teorico adatto a rappresentare e a interpretare, a spiegare i dati sperimentali ottenuti non è il modello classico dove la velocità degli elettroni può superare la velocità della luce, ma è il modello relativistico dove infatti la velocità degli elettroni non supera e non raggiunge neanche la velocità della luce. Abbiamo quindi risposto alle prime tre richieste del problema.